Siamo qui a presentare nuovamente delle parti di Homo Tropicus, il più importante libro mai scritto sulla nutrizione, sull'alimentazione della specie umana. E ormai si può dire che parlare di alimentazione e nutrizione senza citare Homo Tropicus, senza avere come parametro Homo Tropicus, vuol dire non conoscere le basi, l'ABC della nutrizione. Dato che questo sono un libro diviso in due tomi di 1600 pagine, con solo 250 pagine di bibliografia. Ogni singola virgola detta in questo libro è supportata da tutta una serie di papers scientifici. Questo video in particolare è dedicato a riferimenti all'epilessia e all'epilessia e all'autismo. Come dice l'autore, oggi i disordini mentali riguardano oltre 1 miliardo di individui, spesso anziani, e questo dato costituisce solo la punta dell'iceberg, ovvero quella parte della popolazione diagnosticata, che è ormai un caso clinico accertato. Cioè l'autore ci sta dicendo che su 8 miliardi di persone, ben più di 1 miliardo, è già fottuto nel suo encefalo, nelle sue per via delle malattie neurologiche, cioè è sulla strada della demenza. Ma stiamo parlando dicendo che tutta un'intera specie, nella sua media e tarda età, è affetta da patologie collegabili o riconducibili o che porteranno alla demenza. Ma di cosa stiamo parlando? Ci sarà qualche problema in questa specie, perché nessuna specie animale ha il 15% della sua, e più per cento della sua specie in fase neurotossica, in fase totalmente invivibile, in una fase in cui non può neanche, potrebbe neanche esistere in natura, perché sarebbe predata o uccisa o morirebbe subito dopo. Questo è anche uno dei motivi per cui non si può neanche parlare di longevità della specie umana, così come viene comunemente detta sia dall'uomo della strada che dagli stessi medici o di studiosi di longevità. La longevità non è l'anno in cui si muore, non è l'ultimo anno di vita della specie, del soggetto. La longevità è l'ultimo anno in cui il soggetto ha una media o buona o massima attività psico fisica. Questa è la longevità, così come è sempre stato in natura. La longevità è l'animale che fino all'ultimo ha la massima forma psicofisica. Questo perché? Perché viene spacciata longevità, il fatto che uno arriva a 100 anni, i centenari di una certa zona, di un'altra zona, sono tutte balle, perché sono semplicemente centenari come espresso in Homo Tropicus, cioè come tutti i dati mondiali dicono, infarciti di medicinali, affetti da demenza, affetti da incapacità deambulatoria o da scarsa capacità deambulatoria. Quindi, detto questo, poi ci sono anche le zone blu e quelle, in realtà le due uniche vere zone blu sono la prima in assoluto inarrivabile Okinawa, però specificato fino agli anni 60, e Loma Linda in California, guarda caso, a parte che tutte le zone blu sono tutti semi vegetariani o vegetariani, Loma Linda sono vegetariani vegani e la inarrivabile Okinawa fino agli anni 60 erano quasi frugivori, mangiavano solo praticamente frutta e verdura. Detto questo, veniamo subito al punto del presente video. Esiste in realtà un mare magnum di individui, sebbene in uno stato subclinico e non diagnosticato, in condizioni di deficit cognitivo, di demenza latente, e ciò riguarda forse la stragrande maggioranza della popolazione, quindi parliamo di 5, 6, 7 miliardi su 8. Infatti, la constatazione clinica è solo la fase terminale avanzata di un processo di progressiva degenerazione neurologica che si svolge nell'arco di diversi decenni, se non dall'infanzia, cioè la demenza di tutti gli anziani dell'umanità, a parte quelli vissuti a Okinawa, si svolge nell'arco di diversi decenni e che spesso solo nella tarda età manifesta la sua forma brutta e ineludibile per via del lento logoramento a cui il nostro sistema nervoso centrale va incontro. Mosconi 2018. Il cervello è l'organo più colpito dagli stress, dall'avversità, dalla tossicità, dall'onnivorismo e dallo stile di vita civilizzato.
Infatti, se è vero che l'organo più protetto del nostro organismo, scatola cranica, meningi, barriera ematoencefalica, è anche vero che è tale in quanto il più fragile e delicato, tanto che i danni che subisce di solito si rivelano irreversibili. E poiché la sua capacità di rigenerare le cellule neuronali rispetto di altri tessuti ed organi è molto limitata. Tra i fattori extranutrizionali coinvolti nell'eziopatogenesi, noto come la vita da città altamente urbanizzata e industrializzata esponga alla degenerazione neurologica e alla demenza precoce, per via di inquinanti chimici, campi elettromagnetici artificiali, sovrappopolazione e stress, cioè stress vuol dire l'aumento dell'ormone dello stress, cioè il cortisolo. Altrettanto noto è come per scarsa insolazione i disturbi psicologici aumentino allontanandosi dall'equatore. Andando avanti, i nemici principali del nostro cervello sono, guarda caso, tutto quello che adesso leggerò deriva dalla alimentazione non specie-specifica, ma l'alimentazione onnivora, cioè un'alimentazione aspecifica. I nemici principali del nostro cervello sono la disidratazione, l'infiammazione, lo stress ossidativo, l'ipoinsolazione, l'acidosi, l'ipossia, la demineralizzazione, l'ipovitaminosi, la denutrizione. E guarda caso, l'ipovitaminosi, la demineralizzazione, l'acidosi derivano tutto dallo scarso o dall'assenza cibarsi di frutta e verdura, dato che non sono certi i prodotti zootecnici a darvi questo. Questi sono pericoli simili a quelli che si riscontrano per gli altri organi, ma anche per il cervello sono particolarmente deleteri, data la sua alta suscettibilità all'acidosi e allo stress ossidativo, e il suo alto fabbisogno di idratazione, ossigeno, glucidi come carburante. Nello specifico si può notare come già una lieve disidratazione del 2% compaiono i primi segni di confusione mentale e vengono influenzate negativamente le funzioni cognitive, le funzioni motorie, diminuendo notevolmente la prontezza mentale, l'apprendimento associativo, la percezione visiva, la capacità di ragionamento, la memoria a breve termine. Non a caso la demenza cognitiva negli anziani è associata alla disidratazione, Seymour, 1980, prima era IOM, 2001. La disidratazione può aumentare l'aggressività in quanto stimola attraverso l'angiotensina la produzione di adrenalina, Fitzsimmons, 76. 1976. Allo stesso modo possiamo vedere come anche l'acidosi possa influenzare la capacità cognitiva dell'IA. L'acidosi comporta ipossia e proprio il cervello consuma da solo il 20% dell'ossigeno assorbito, un fatto che distingue la specie umana dagli altri vertebrati che invece destinano solo il 2-8%. L'ossigeno è così vitale per i nostri neuroni che sono sufficienti pochissimi minuti di anossia per decretarne la morte, sempre dell'IA. Anche gli antiossidanti, guarda caso, presenti nella frutta e nella verdura solamente, sono fondamentali per neutralizzare invece lo stress ossidativo, che è all'origine delle disfunzioni psichiatriche e neurologiche, come il Parkinson, la SLA o la schizofrenia, dove si rinvengono più bassi livelli di glutatione. Il macronutriente più importante per il nostro organismo è il glucosio, il nostro cervello ne consuma quasi l'80% e anche il fruttosio. Tanto più che gli animali marini sono ricchi di sostanze neurotossiche, qui l'autore sta parlando, invece alti livelli di grassi saturi, trans e colesterolo inficiano le funzioni cognitive in modo negativo, no? Tutti i prodotti zootecnici, che siano marini o terrestri, distruggono l'encefalo. Non a caso i prodotti animali ricchi di colesterolo favoriscono la produzione della proteina amiloide alla base della degenerazione neuronale neonata di Alzheimer, Campbell 2011 e Sparks 2000. Inoltre, grassi saturi, guarda caso la carne ne è piena, e colesterolo tipici di una dieta carnista sono stati individuati come importanti fattori di rischio per il Parkinson, laddove una dieta vegana è stata dimostrata essere protettiva, McCarthy 2001. Anche i squilibri nel pool di aminoacidi inficiano sulla condizione dell'attività psichica e emotiva. Per esempio, i prodotti animali producono molta fenilalanina, che può provocare la deficienza mentale, Pawling 89. Mentre il glutammato può costituire, se presente in alte quantità, come nei prodotti animali, un neurotrasmettitore eccitatorio tossico, cioè eccitotossico, così come si riscontra nei malati di sclerosi laterale amiotrofica, Plantakis ed altri, 1987. Anche gli aminoacidi solforati in alte quantità presentano un potenziale eccitotossico su diversi neuroni, Persons, 1998.
Invece la carenza di triptofano e serotonina, che guarda caso deriva proprio dalla poca introduzione di frutta e verdura, è stata riscontrata in soggetti affetti da schizofrenia e disordine bipolare, Satin e altri, 2014. La stessa aggressività sia negli uomini che nei primati si è visto essere correlata in modo inversamente proporzionale alla concentrazione di triptofano e di serotonina nel liquido cerebrospinale, NRC 2005. La frutta e i vegetali sono la fonte migliore di questi amminoacidi, il cui assorbimento cerebrale viene potenziato dall'ingestione di glucidi, che tramite l'insulina riducono le concentrazioni ematiche degli amminoacidi antagonisti. Invece la carne e i prodotti animali sono poveri di glucidi e ricchi di amminoacidi competitori, tirosina, leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, che condividono gli stessi trasportatori del triptofano ed essendo in più alte quantità ne promuovono la depressione neuronale. Cioè, se il trasportatore è lo stesso, questi qua vanno a rubare il trasportatore al triptofano, il quale non può diventare poi serotonina, e cioè un'endolamina, un neurotrasmettitore del benessere. Ballerini 89, Mosconi 2018. Inoltre, per quanto riguarda le proteine del latte, queste sono state collegate all'epilessia e all'autismo, perché determinano un forte stress ossidativo e proinfiammatorio, produzione di citochine, Albenzio 2016, Frediani e altri 2001. La stessa demineralizzazione ed ipovitaminosi, cioè il mangiare prodotti animali a scapito di quelli vegetali, sono fattori eziopatologico cruciali in ogni forma di ritardo mentale, in particolare la vitamina D e la vitamina C giocano un ruolo fondamentale. Infatti le concentrazioni di calcidiolo sono inversamente proporzionali all'incidenza di Alzheimer, demenza, deficit cognitivi, Little Jones ed altri 2014, Morris ed altri 2004. In particolare la vitamina A, C ed E sono anche i principali antiossidanti non enzimatici presenti negli alimenti e queste vitamine sono protettive contro il declino cognitivo e disturbi mentali come disturbi d'ansia, disturbo, sia deficit di attenzione, iperattività, autismo e disturbo bipolare, depressione, schizofrenia e abuso di sostanze, Lim e altri 2016. Numerosi metaboliti, antinutrienti, metalli pesanti, tossine presenti negli alimenti aspecifici inficiano pesantemente e logorano nel tempo le funzioni neurologiche. Molti alimenti producono sostanze ad azione oppioide, come le casomorfine e le gluteomorfine, cioè stiamo dicendo che voi date ai vostri figli sostanze oppioidi. Casomorfine deriva dai latticini, gluteomorfine deriva dal glutine. Ma di cosa stiamo parlando? Che possono interferire con il funzionamento del nostro cervello. Si sono osservati casi di regressione dalla schizofrenia e di altre psicosi con l'eliminazione del glutine e del latte, che ricomparivano immancabilmente con la reintroduzione della stessa dieta del glutine. Askenazi e altri 79, Ballerini 89, Carter 2010, Doan 1969, Singh ed altri 76. Infatti, tra i malati di schizofrenia e di autismo vi è un'alta prevalenza di anticorpi di antigliadina. Xai, Bulsa 2015, Bogiani 2004, Zacchi 2017. Il consumo di glutine è collegato a disordini neurologici e al declino cognitivo, da Ulanzai e altri 2015, Jackson e altri 2012. Invece le lectine sono state collocate alla sindrome di Parkinson, Zheng 2016, mentre le poliammine inibiscono il GABA, poliammine di cui è ricca la carne, e producono lesioni al cervello e favoriscono sindromi epilettiformi. La carne e i prodotti zootecnici. Ballerini 89. Tra i frutti, le arance sono ricchissime di poliammine, quindi un alimento soprattutto in caso di epilessia. Ballerini 89. La caffeina, come altri composti psicoattivi, inibisce l'adenosina, un importante neuromodulatore endogeno, Freedom 2014. Le nitrosamine e le glicotossine contribuiscono anch'esse al danno neurologico nel cervello. Si rinvengono prodotti avanzati di glicazione lì nel cervello di queste persone. Lì ed altri 97, Tong ed altri 2009.
I prodotti animali sono iperuricemici e l'iperuricemia svolge anch'essa una funzione eziopatologica nei disordini emotivi, comportamentali e cognitivi. Infatti, l'iperuricemia è connessa con l'impulsività, l'aggressività, l'irritabilità e l'iperattività. Lorenzi 2010, Durmendorf 2016, Satin 2014. Metalli pesanti, per esempio piombo e cadmio, persino a basse concentrazioni, squilibrano lo sviluppo e le facoltà cognitive. Teacher 82. A riguardo, l'alluminio è stato implicato nell'Alzheimer, incrementando lo stesso ossidativo. Campbell 2020, insieme a piombo e mercurio, anche nell'autismo. Zacchi 2017. Quindi anche il cervello e gli alimenti specifici, tipici della dieta occidentale moderna, giocano un ruolo fondamentale nei processi degenerativi, in particolare i prodotti animali, semi vegetali, lo zucchero, le bevande alcoliche e nervine. Lim 2016, Lorenzi 2010, Knapp 2017. Tutte le sostanze in questione presenti alterano fortemente la psiche e l'intelletto, generano demenza e passività, alternate a impulsi aggressivi. Non a caso, per secoli l'alimentazione militare, così come l'esercito inglese nel corso della storia di quello americano fino all'epoca attuale, è stata incentrata su pane, carne e alcol, e quando è disponibile zucchero. Delia. Solo un'alimentazione esclusivamente vegetale può rivelarsi benefica per la nostra salute mentale, in particolare solo un'alimentazione frugivora può donare, come fece già in passato, il massimo sviluppo cognitivo. Tutte le massime personalità storiche, i massimi pensatori storici erano tutti pitagorici, cioè come minimo vegetariani, se non vegani. Secondo Benjamin Franklin, statista e scienziato del XVIII secolo, per non pensare a Plutarco, che già aveva spiegato tutto quello che c'è scritto. La sintesi di questo libro l'ha già spiegata Plutarco quando dice che ogni animale si ciba di una sola alimento. Parliamo di più di 2000 di anni fa. Quindi c'è stato il nulla. Dopo Plutarco c'è stato Delia e poi Homo Tropicus. Il massimo sviluppo, solo un'alimentazione frugivora può donare, come già fece in passato, il massimo sviluppo cognitivo. Secondo Benjamin Franklin, statista e scienziato del XVIII secolo, una dieta vegetariana si traduce in una maggiore chiarezza nella testa e una comprensione più rapida. Uno studio constatò che diventano vegetariani da adulti gli adolescenti col più alto quoziente intellettivo. Gale ed altri del 2007. Diventano vegetariani da adulti gli adolescenti col più alto QI. Mentre quelli col più basso QI, quelli più tontarelli, quelli più tonti, non diventano vegetariani. L'alimentazione vegetariana favorisce ritmi alfa e il rilassamento neuromuscolare. I cibi animali promuovono invece l'aggressività, infatti sono ricchi di fenilalanina e tirosina, progenitori delle catecolamine, cioè i neurotrasmettitori della negatività, quali adrenalina, noradrenalina, dove la frutta e i vegetali sono ricchi di glucidi che favoriscono l'assorbimento del triptofano, il quale poi produce invece la serotonina, è precursore della serotonina, che è l'endorfina, cioè i neurotrasmettitori della positività. Nella carne è anche presente la stessa adrenalina, che produce effetti anfetaminici. Così, ai vostri figli state dando oppio, anfetamina. Ed un effetto negativo che si ha per l'alto apporto, così come nei semi vegetali, tra fosforo e calcio, esemplificato dall'evidente iperparatiroidismo, che dona la nota rozza fisionomia dei mangiatori di carne, Delia. Non è un caso che nei paesi dove si mangia più carne vi siano più delinquenza e crimine rispetto ai paesi dove avviene un consumo minore, Delia. Gli stessi semi vegetali possono presentare diverse neurotossine o sostanze che alterano la psiche, Ballarini 89, Strong 66. All'interno della dieta vegetale, in particolare, solo la frutta dona acqua organica per la massima idratazione e alcalinizzante, garantisce la massima ossigenazione e antiossidante, determina la massima protezione dagli insulti ossidativi ed infiammatori, fornisce più potenti carburanti per il nostro cervello, ovvero fruttosio e glucosio, fornisce un pool di vitamine, minerali e fitochimici essenziali, come l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, i folati o i polifenoli, ed è l'alimento che presenta il più basso, se non nullo, profilo tossicologico e immunologico. Inoltre i frutti sono ricchi di melatonina e serotonina, Gonzalez Gomez e altri 2019. La frutta protegge le arterie cerebrali da ictus e altri accidenti che pregiudicano la funzionalità neurologica. Inoltre, essa aumenta i livelli del fattore neurotrofico, che è una fondamentale proteina per lo sviluppo e la plasticità della rete neurale sinaptica, perché anche la storia del cervello più grosso non serve a niente se non hai le sinapsi. Puoi avere un cervello enorme, è famosa la storia di uno studente che aveva
un cervello che pesava un decimo di quello della media ed aveva il più alto QI, uno dei più alti QI. Questo fattore è spesso presente in basse concentrazioni nei disordini neuropsichiatrici, Balzac ed altri 2018. Si è osservato che la frutta e i vegetali, in particolare crudi, con i loro potenti fitochimici, in particolare crudi, con i loro potenti fitochimici, quindi cosa vuol dire? Questo vuol dire che un'alimentazione specie specifica, o quantomeno che si avvicini, quindi un'alimentazione frugivora, deve avere almeno il 60-70%, se non l'80% di cibo crudo. E poi potete mangiarvi anche delle verdure cotte, ma la base deve essere 60-70% di cibo crudo. Così come a Okinawa, faremo un video fatto bene su Okinawa, dove dimostreremo che chiunque parli di Okinawa, a parte Homo tropicus, e lo studio a cui si riferisce Homo tropicus, fatto su Okinawa fino agli anni 60, cioè Wilcox del 2007, dimostra che a Okinawa erano quasi fruttariani, frugivori. Assumevano prodotti vegetali e basta, 1% di prodotti animali assumevano a Okinawa, nel periodo in cui avevano la massima longevità, e per longevità si intende che il massimo, l'assenza di malattie croniche e il massimo di attività psicofisica che si traduce nel calcolo, nell'analisi. Dell'indroepiandrosterone, cioè il precursore del testosterone, che è l'unico caso della storia di centenari con un precursore del testosterone così alto, è la popolazione di Okinawa fino agli anni 60, e che mangiavano praticamente solo frutta e verdura. Questo fattore è spesso presente in basse concentrazioni nei disordini neuropsichiatrici, cioè il fattore neurotrofico, che è una fondamentale proteina per lo sviluppo e la plasticità della rete neurale e sinaptica. Studio di Baalzadeh 2018. Si è osservato che la frutta e i vegetali, in particolare crudi, con i loro potenti fitochimici, favoriscono migliori performance cognitive, possono persino invertire l'inarrestabile invecchiamento neuronale intellettivo. Invertire l'inarrestabile invecchiamento neuronale intellettivo. E qui c'è un festival di citazioni scientifiche. Baalzadeh 2018, Brooke 2018, Devore e altri 2012, Joseph e altri 99, Kine e altri 2015, Miller e altri 2017, Ortega e altri 97, Polidori e altri 2009, Spencer e altri 2017, Yuan e altri 2012. Un vero e proprio festival di citazioni. Oltremodo significativa è la constatazione che la stragrande maggioranza dei pazienti psichiatrici o neurologici abbia un consumo nullo o quasi di frutta, Moscone 2018. Questo è incontrovertibile. Ovviamente per osservare il potenziamento della sfera cognitiva è necessaria un'assunzione importante per un lungo periodo, quantomeno decennale, di frutta e vegetali crudi. Studio di Wan del 2019. Ovviamente per osservare il potenziamento della sfera cognitiva è necessaria un'assunzione importante per un lungo periodo decennale di frutta e vegetali crudi. Parliamo anche qua di almeno 70-80% di frutta e vegetali crudi. E questo studio di Wan fatto su una popolazione ha riscontrato dopo 10 anni un potente aumento della sfera cognitiva.